Era il 1884 quando un gruppo di privati cittadini ed eminenti personalità del comune di Castel Fiorentino fondò quella che oggi, a 130 anni dalla sua fondazione, è la banca di credito cooperativo più antica operante in Italia, la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano. La banca, che da sempre ha come tratto distintivo il forte legame con il territorio e con le comunità locali, festeggia in questi giorni l'anniversario della sua fondazione con una serie di iniziative inserite nel progetto Il tuo cuore al sicuro, che prevede la donazione di 100 defibrillatori alle realtà del territorio che ne sono sprovviste, comprendente formazione e abilitazione all'uso di 100 persone. Qui sono 100 defibrillatori che vanno in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno, oltre alla Valdelsa Senese. Praticamente siamo presenti ogni sportelli, a tutte associazioni, enti, misericordie, pubbliche assistenze, perché sono strumenti che servono a salvare la vita, servono come intervento, come elemento di primo intervento, e credo sia uno dei modi che la banca ha per essere sempre vicina al suo territorio di riferimento, per continuare a lavorare in sintonia con tutte le nostre comunità. Fedele alla sua tradizione di essere tra le persone, la banca ha volutamente consegnato i defibrillatori in una prima cerimonia all'aperto in piazza Gramsci a Castel Fiorentino, per sensibilizzare maggiormente le persone alla cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza e in particolare sull'importanza di una tempestiva rianimazione, come è stato fatto vedere nella dimostrazione pubblica seguita con interesse da moltissime persone. È una scelta che la banca ha fatto con grande entusiasmo, in quanto, ripeto, si sente parte della realtà in cui opera. Il fatto di aver scelto una piazza per fare questa manifestazione è una dimostrazione concreta, e quindi la nostra banca, che si definisce negli slogan che la caratterizzano la banca con l'anima, direi da oggi si può a pieno titolo definire anche la banca col cuore. A questa prima iniziativa di Castel Fiorentino, ma che comprende anche altri comuni come Empoli, San Miniato e Scandicci, seguirà Certaldo il 20 dicembre e Poggibonsi il 21 dicembre 2014, in modo da coprire un vasto territorio della Toscana centrale. Direi la banca del territorio a questo punto, nel senso che l'iniziativa è stata un'iniziativa lodevole che noi abbiamo subito partenariato e sposato e promosso. Un'iniziativa che consente di implementare il numero di defibrillatori che abbiamo sul territorio. 100 defibrillatori che si aggiungono a un altro centinaio già presenti sul territorio, ma 100 defibrillatori arrivati gratuitamente grazie a un contributo di una banca. A questo si sommano 200 circa persone formate, collegate appunto a questo progetto, tanto per arrivare a rapporti veramente importanti, cioè dire un defibrillatore ogni chilometro quadrato della nostra ASL, una persona formata ogni 100 abitanti, numeri veramente importanti.